Le sta alla perfezione, vero? Sì. Sulle spalle cade benissimo. Come se la sente? Bene, piuttosto bene. Niente male. Sembra il conte Dracula, che però a quest'ora dovrebbe essere nella bara. Viene alla partita vestito così? È la nuova toga, gli sta splendidamente, no? Quella vecchia era tutta lisa. Ci ha pensato Christine. È meglio questa per andare allo stadio. Tiene anche caldo. E non è così costosa. Fa vedere? Ma io non ho mai pagato così. L'ho fatta fare di lana merinos e tutta foderata in satin. L'uomo di gusto sceglie la sobrietà. Christine, non devo andare a una sfilata di moda. Non l'avrebbe visto se lei non si fosse messo in mezzo. Ma l'ho fatto io il prezzo? È lana ingualcibile al 100%. Si può appallottolare fino a farla diventare una pallina, sbattere nel bagagliaio. Non gli fa assolutamente niente. Che praticità. Studio dell'avvocato Lessing, parla Venstedt. Buongiorno. Sì, buongiorno. Sono un agente della New Diamond Capital. Chiamo dalla borsa dei diamanti di Amsterdam. Mi passi il dottor Lessing? Si tratta di alcuni suoi investimenti. Il suo agente di borsa da Amsterdam ha parlato di diamanti. Non ho nessun agente di borsa. È un trucchetto degli operatori di diamanti. Chiamano dove fiutano l'odore dei soldi. Andiamo? I diamanti non si comprano per telefono. Bisogna farseli regalare. Soprattutto se sei donna. Ah. Buongiorno. Sono della Deutsche Diamond Capital. Sto chiamando dalla borsa dei diamanti di Amsterdam. Vorrei parlare con il professor Mayer. I derivati degli Stati Uniti sono senza dubbio una specie di bomba d'orologeria. Mi deve credere. Guarda, i nuovi lavori di Tobias. Ah, molto bene. Sembra autentico. Ammetto che la tua filigrana migliora sempre più. Tanto la gente guarda solo le pietre. Nessuno potrebbe darle un valore attraverso la plastica. Ci trasferiamo ad Anversa a giorni, dopo aver finito con Francoforte. Ci segui? Ma sì, volentieri. Se anche tu sei d'accordo. Chiedo scusa, di là c'è un tuo cliente, Nico. Il signor Corbel. Ti posso chiedere che cosa c'è tra te e la tua nuova segretaria? Domandare è lecito, sì. Non dovevamo mischiare i sentimenti agli affari, no? È meglio che la lasci qui quando ce ne andiamo in Belgio. Allora nemmeno Tobias viene con noi. Signor Kerber, allora, come va la sua discoteca? Tutto bene? Devo rivenderle questa roba. Purtroppo ho bisogno urgente di contanti. Mi ridia i 700.000 euro che le ho versato. Il nostro contratto ha una durata di 6 mesi, il che significa che alla sua scadenza mancano solo un paio di settimane. Non posso aspettare. Mi ritrovo in una situazione molto pesante. Ho bisogno di soldi, oggi stesso. Signor Kerbel, alla scadenza prefissata lei realizzerà un profitto del 15%. Non vorrà lasciarsi sfuggire un guadagno così pazzesco per pochi giorni. Il suo guadagno pazzesco non mi interessa. Preferisce che io mi rivolga a un gioielliere? Apra uno di quei pacchetti e il contratto decadrà automaticamente. Mi lasci! Domani alle 20 voglio tutti i miei soldi, altrimenti qui saranno guai. Fai in modo che usi il cervello, o sarà peggio per lui. Nico, ti prego, dagli quei soldi, daglieli. Ti prego, non ce la faccio più. Se domani ci do un taglio, verresti con me in Sudafrica, noi due da soli, per sempre. Che cosa è successo? Ce ne andiamo. Quel tipo delle discoteche deve rivendere i suoi diamanti. Vuole il contante domani sera. Che cavolo! E adesso? Beh, ci fermiamo qui. Mandi tutto all'aria. Tobias, ascoltami. Se uno dei nostri clienti apre una confezione, noi siamo rovinati. Calcolate le vostre quote. Domani prendo un volo per Anversa e vi spedirò i soldi. Ehi, io li voglio adesso. Ma te l'ho appena detto. Il liquido è in Belgio. Devo andare in banca ad Anversa. Eh? Non ti fidi di me o cosa?
Non è il nostro primo trasloco lampo. Vero, Helen? Allora, cominciate a fare le valigie. Ah, senti, gli spieghi tu tutto quanto? Ehi, le nostre quote! Ti fidi di Nico? Io non ho mai guadagnato tanti soldi in vita mia. Senti, sta tranquillo. Ti garantisco che li avremo. Io conosco Nico. Tu fa solo quello che ti dico, ok? Dov'è la signora Adler? Guardi di là. Sappiamo chi è. Chi è il custode, il signor Berg? Signora Adler? Sono l'avvocato Lessing. La ringrazio di essere venuto così in fretta. Che cosa è successo? Non ne ho idea, sono venuta su e Alex era lì. Volevo aiutarlo e mi ricordo che poi è arrivata la polizia. Lei è l'avvocato? Commissario Capo Metz. Lessing, ha già preso le generalità della mia cliente? Sì. Per cui possiamo andarcene. È stato appena commesso un reato capitale qui. E all'arrivo degli agenti la sua cliente si trovava sul luogo del crimine. E che cosa significa? Stava tentando di far sparire il cadavere. Ma questa è una vera sciocchezza. Io volevo soltanto prestargli soccorso, lo sa bene. In tal caso non doveva trascinarlo per tutta la casa. Ma no, non sono stata io. Altre domande? Per il momento no. Signora, non accetti provocazioni. Signora Adler, per ora lei è in stato di fermo. Cosa? Che cosa sta facendo? Non mi tocchi. Agente, non voglio che mi tocchi. Signora Adler, glielo dica. La prego. Non devono farlo, glielo dica. Non mi toccate. Lasciatemi stare. Non voglio, mi fate male. So camminare da sola. Devo uscire assolutamente. Non ce la faccio, ci muoio qui dentro. Chiuderò gli occhi e morirò, davvero. Non ci resisto, non ce la faccio. Signora, che ci faceva sul luogo del delitto? Ero passata a prendere Alex. Perché? Era un mio collaboratore. Sono titolare di una società di servizi. Squadre di pulizia, personale addetto ai bagni, portiere, cose così. Alexander Berg è... Era responsabile della sicurezza. Andava regolarmente lì a controllare che fosse tutto a posto. Io ero passata a prenderlo e sono salita perché non scendeva. E l'ho visto per terra. Era un lago di sangue. E poi nella stanza sono entrati gli sbirri. Una testimone ha dichiarato di aver sentito rumori di colluttazione e urla di donna. Erano sue quelle urla? Ha finito, avvocato? Se proprio deve. Bene, venga. Il signore Nico Reichert, l'affittuario dell'appartamento. Il dottor Lessing, l'avvocato della signora Adler. Piacere. Buongiorno. Signor Reichert, lei conosce la signora? Sì, conosco la signora Adler. Mi ha trovato il guardiano. A proposito, so che era un uomo assolutamente serio e fidato. La signora dispone delle chiavi del suo appartamento? Certo, altrimenti come entravo? La vittima, Alexander Berg, non la conosceva invece. No, non di persona, no. Concordavo ciò che lo riguardava con la signora Adler. Lei che pensa possa essere successo nel suo appartamento? Un incidente, forse? No. È certo che il giovane è stato spinto con forza contro il termosifone. È morto sul colpo per sfondamento della nuca. Quindi no, non è stato un incidente. Dove si trovava all'ora del delitto? Nel mio ufficio, con i miei dipendenti. Che lo confermeranno certamente. Oltre a lei, chi vive in quell'appartamento? Mi scusi, ma così non va. Qui le domande le faccio io. Prego. Allora, signor Reichert, lei abita da solo oppure divide l'appartamento con qualcuno? No, da solo. E solo momentaneamente, finché ho degli affari qui a Francoforte. Questi diamanti erano nelle tasche della vittima. Questo è il nostro sigillo.
Può esserci la possibilità che Alexander Berg abbia fatto acquisti da lei? Il custode? Mm-hmm. Ha idea di quanto valgano? Deve averli rubati. Mi scusi, ma lei tiene dei diamanti in casa così? Ah, è vero, dimenticavo di dirglielo. Il signor Reichert commercia in diamanti. Diamanti da investimento, non da gioielleria. E capita che abbia dei campioni di merce in casa. Mi scusi, fanno parte delle prove. Ma sono miei. Non ha alcuna importanza. Li riavrà, tranquillo. E penso anche presto. Diavolo. Diamo. Ora però cerchi di calmarsi. Per lei è facile parlare. Entra ed esce da qui mentre io ci sono chiusa. Sapeva dei diamanti che Alex aveva addosso? No, non ne sapevo niente. Era già per terra quando sono arrivata. Io non ho fatto niente ad Alex. Questo lo ha già detto. Ma guardi che ripeterlo e basta non serve a niente. Si faccia venire in mente qualche idea. Signor Adler, era presente sul luogo del delitto. Ha toccato il cadavere e ora quei diamanti. Lei si è offerta alla polizia su un vassoio d'argento. Si rende conto? Non ci resterò, io la prendo. Signora, si calmi. Io non ci resto qua dentro. No, smetta ora, basta, farci. Per favore. Oh, ti faccio uscire. Già. È così che rimani quando non riesci neanche a suicidarti. Chiunque può vedere che ci hai già provato. Se crede di aver bisogno di un appoggio. No. No, avvocato, mi tiri fuori. Non mi faccia rimanere in prigione, io ci voglio. Ci voglio, io mi ammazzo. La prego. Birgit Adler, 10 anni di prostituzione al Sauna Club. Resistenza pubblica ufficiale e sottrazione di prove. È riuscita a spianare la strada al procuratore. D'altronde, per una che viene dal quartiere a luci rosse, non è facile impiantare una propria azienda. Raramente ho visto un tale shock da reclusione. Ha persino minacciato il suicidio. Magari ha fatto la commedia a tuo beneficio. Joseph. Cosa c'è? Oh, mi dispiace, non l'avevo vista. Ingualcibile al 100%. Adesso so il perché. Che fortuna. Ad ogni modo, ha già alle spalle un tentativo di suicidio. Le ho visto le cicatrici sui polsi. Come pensi di aiutarla, in base agli atti? Beh, cominciamo a studiarceli. Cosa dice la testimone? Ha sentito rumori di lotta e una voce limpida di donna. La voce di una donna o quella di Birgit Adler? Birgit è una donna. La vuole sentire? Salve, risponde l'agenzia di servizi Adler. Siamo aperti da lunedì al venerdì dalle 8 alle 17. Vi preghiamo di richiamare o di lasciare il numero di telefono. Sarete ricontattati il più presto possibile. Grazie. Questa non è una voce limpida. È rauca da fumatrice. E la testimone avrebbe dovuto riconoscere una voce rauca da una voce limpida. Era un'altra la donna che urlava. Una voce di donna? È un ottimo punto di partenza. Di un po', ma che fine hai fatto? Vuoi ascoltarlo o no? Questa segreteria comincia a preoccuparmi. È vero, abbiamo detto di vederci all'aeroporto, ma vorrei parlare di nuovo con te prima. Fatti sentire appena puoi. Ecco le chiavi, noi abbiamo finito. Quello dell'amministrazione sarà qui a momenti. Si può sapere dov'è la tua cara segretaria? Le ho detto che non serviva più. Bene. Tobias, dove vuoi che ti faccia avere la tua parte? Helen pensa che potrei venire anch'io ad Anversa per trovare i collaboratori, i locali da affittare. Sì, buona idea. Allora, noi quando ci vediamo? Domani ad Anversa? Sì, pronto? Finalmente. Andrà tutto bene, vedrai. Sai che di te mi fido. Non adesso. Tipo sveglio, Tobias, eh? Forse un po' troppo impetuoso. Ti troverai eccitante. Io mi attengo alle nostre regole, non voglio implicazioni. Si può?
Arrivo. Lei è dell'amministrazione della casa? No, mi dispiace. Mi chiamo Matula e sono un investigatore privato. Cercavo Nico Reichert. Ce l'ha di fronte? Benissimo. E per quanto è accaduto nel suo appartamento? Collaboro con l'avvocato di Birgit Adler. Beh, io ho già raccontato tutto alla polizia. Solo un paio di dettagli. Per esempio, chi era la donna che gridava da lei quella sera? Non poteva essere l'Adler. Nel mio appartamento. Avrà avuto una visita, magari. Levate le tende, a quanto pare. Traslochiamo. Trasferiamo la società ad Anversa. Ah, interessante. A proposito dei diamanti nel suo appartamento, come saranno finiti in tasca a quell'uomo? Mi fa pena doverlo dire, ma li avevo lasciati in giro distrattamente. Era proprio come immaginavo io. Ma allora Birgit Adler e Alex non potevano aver pianificato il furto. Nico, vieni, presto. La tua macchina. Sì, mi scusi, la mia macchina. Ehi, fermo, che stai facendo alla mia macchina? Vattene! Che pensa di trovare perquisendo la ditta della mia cliente? Questi sono i documenti della vittima. Gli darò un'occhiata. Direi di no. La verifica dei documenti non rientra nel suo mandato. Giusto. Visto che lei è così pignolo, questa cartaccia finisce dal procuratore e quelli là fuori adesso li porto via tutti con me. Non porta via nessuno. Al massimo può chiedere nomi e cognomi. Avvocato. Metà di quelli li conosco per indagini precedenti. Sono tutte vecchie conoscenze. Gliel'ho già detto, l'attività è in marcia. Non è proprio la mia giornata. Ecco, ha visto? È così che funziona. Vanno a lavorare nelle case, fanno delle foto e rubano oggetti su commissione. Tutte ipotesi. Quelle foto possono servire come prova contro eventuali reclami. Questa è buona. Delle prove contro eventuali reclami dei clienti. Mi piace l'idea. Ecco i precedenti penali di Alexander Berg. Furto con scasso, lesioni personali, 2 anni di riformatorio. Qui ceffi là fuori approfittano della fiducia dei loro clienti per derubarli appena girano gli occhi. Ha controllato l'indirizzo di Alexander Berg per caso? È lo stesso di Birgit Adler. Abitava da lei. Dottor Lessing? Dottor Lessing? Hemingstein, tutore affidatario. Salve. Grazie di avermi chiamato. Meno male che è riuscito a venire subito. Beh, qui c'è un malinteso. Chi è il responsabile? Il commissario Metz. Commissario capo Metz. Allora, c'è qualche problema? Salve. Hemingstein, tutore affidatario. Mandi pure a casa i suoi uomini, è tutto in regola. Ma ci saranno almeno 50 anni di carcere qui intorno. Esatto, li ho messi io in contatto con questa ditta. La signora Adler collabora con il giudice di vigilanza. Diamo volentieri una seconda possibilità a questa gente. Commissario capo. Lei, con la sua arroganza, non giova a se stesso. Ehi, mi dispiace, amico. Qui dentro a quest'ora entrano solo i professionisti.
Non ero venuto per ballare. Allora, dove andiamo? Silenzio. Che altro c'è ancora? Stava girando intorno al furgone di Birdy e poi è entrato qui dentro. È Dix che ti manda? Allora digli che io me ne frego, capito? Non ho capito proprio per niente, sono dell'amministrazione municipale. In tasca ho il mio tesserino. Lascialo ora. Ecco a lei. Ci scusi, mi dispiace tanto. Io mi chiamo Corbel e questo locale è mio. Ah. Sa, abbiamo avuto parecchi furti, per questo stiamo allerta. Ora capisco. Che cosa vuole da me? Che mi mostri i documenti della previdenza sociale di chi lavora qui. Se lo fa in fretta, non mi offendo. Ho un buon fornitore di servizi, è l'agenzia Adler. Birgit Adler? Sì, assumo la gente tramite lei. Ah. Birgit Adler la conosco da sempre, brava sul lavoro e onesta. Ma lei è nuovo nell'amministrazione, non l'ho mai vista prima. Giro molto, sa? Mi annoio a lavorare in un ufficio. A me non peserebbe. Ecco, agenzia Adler. Grazie. Sì. Un attimo. Sì, Corbel. I pompieri sono stati rapidi. Spero che ci siamo capiti, Nico. È stato solo un cartellino giallo. Stasera alle 8 voglio i miei soldi, altrimenti sono guai, è chiaro? L'ha incendiata Kerber. È un avvertimento. Vuole i suoi soldi entro le 20. A quell'ora non ci saremo. Dobbiamo solo fare i bagagli e sparire. E questa storia sarà già alle nostre spalle. Aspetta indicazioni, niente polizia. Nico! Non posso sparire. Kerbel ha in mano qualcosa di mio. Ora non si tratta solo di soldi, Helen. Il fascicolo di Marco Adler l'ha mandato la procura. È stato colto in flagrante mentre vendeva un'auto rubata e al momento dell'arresto era drogato. È successo 2 anni fa. Marco Adler? Si è impiccato nella sua cella. E l'auto che risultava rubata? In realtà era di proprietà di sua madre. Di Birgit Adler? Non l'ha trovata in garage e ha sporto denuncia. Ha provato a tirarlo fuori, ma troppo tardi. Che tragedia per una madre. Posso immaginare la sua disperazione. E oggi vive una seconda tragedia. Per quel ragazzo doveva essere una specie di madre. Già, allora adesso ha perso 2 figli. Ah, Christine, ancora un attimo. 4 occhi vedono meglio di 2. Guardi qui. Mi dica cosa nota. L'Adler fotografava gli appartamenti dei suoi clienti. Queste sono alcune foto. Direi che qui abita un uomo. Mobili di design, pelle, ordine asettico. Insomma, poco accogliente. Mentre qui... Fiori nei vasi, candele, cuscini sul divano. C'è andata a vivere una donna. La sua fidanzata? Forse la donna che ha gridato. Allora Birgit ha detto la verità. Lei è arrivata solo dopo l'omicidio. Joseph, che cosa fai qui? Ho delle novità. Nico viene ricattato da un certo Bodo Kerbel, uno che ha una discoteca. Prima ha fatto dar fuoco alla macchina e poi per telefono gli ha chiesto una specie di riscatto. Forse la donna è stata sequestrata per mettere Nico sotto pressione. Sì, Nico ha paura che accada qualcosa alla sua fidanzata. Lascia in galera la nostra cliente per non mettere in pericolo la sua vita. Dobbiamo solo fare uno più uno, allora. Uno, una sconosciuta urla. Più uno, qualcuno chiede un riscatto. Risultato? Rapimento. Perché Nico è ricattato dal proprietario della discoteca? Questo dovrà essere lui a dircelo. Mi sono procurato una cosa utile e lo faremo uscire allo scoperto. Un diamante è per sempre.
Questo non lo è. Io la chiamerei zirconite. D'effetto, ma molto più economico. Questi sì che si possono lasciare tranquillamente in bella vista, Reichert. Con i suoi diamanti da investimento lei ha organizzato una truffa. Tempo fa ne ha venduti ad un certo Kerbel, che poi però ha scoperto l'imbroglio. Kerbel è venuto a reclamare la restituzione dei soldi che lei però aveva già messo al sicuro. Giusto? Ci trasferiamo semplicemente ad Anversa. No, Ellen. Tu tirati pure fuori se vuoi. Mi prendo io la responsabilità di tutto. Non rimarrei qui a pensarci. Ok. Io compro le pietre. Zirconite, moissanite, basta che brillino. Abbiamo un grafico, Tobias. Lui falsifica certificati e sigilli. E Nico si occupa delle vendite. Sì, e da ieri tutta questa storia rischia di venire a galla. Kerbel vuole indietro i suoi soldi. Ci ha dato tempo fino alle 20. E nel suo appartamento lei non abita da solo. Come si chiama la sua amica? Quale amica? Isa. Ieri non c'era niente tra voi due e oggi so che vivete insieme. E Kerbel potrebbe aver sequestrato la sua amica? Doveva andare a fare le valigie, da allora è sparita. Ma io, dopo quell'omicidio nel mio appartamento... Si è spaventato e ha tenuto la bocca chiusa con la polizia. Con la sua falsa testimonianza ha spedito la mia cliente in prigione, le è chiaro? Non avevo altra scelta, mi dispiace. Allora venga con me. Andiamo immediatamente alla polizia. Nelle sue mani farò quello che dice lui. Cominciamo a capire cosa è successo. Kerbel va a rapire Isa. Per puro caso Alex lo sorprende. Kerbel lo spinge contro il termosifone e scappa con l'ostaggio. Il resto ce l'ha detto Birgit. Così potrei ottenere la sua scarcerazione. Certo, e alla fine ci incontriamo tutti al funerale di Isa. Dimentichi che ho una cliente da difendere. Hai visto anche tu cosa aveva Isa intorno al collo? Quello ha già ucciso Alex. Fa sul serio, Marcus. Scagionare una cliente e salvare un'altra persona. Come ci riesco? L'udienza dal giudice fra mezz'ora. Ci devi riuscire. Va bene. Le presento l'attestato che certifica l'impegno della signora Adler in favore dei detenuti in libertà vigilata, impegno che viene trasformato dalla procura nel movente stesso dell'omicidio. Inoltre, la testimone ha dichiarato di aver sentito delle grida. Una limpida voce di donna. Non era quella della signora Adler. Io non ho gridato. Vada avanti, dottor Lessing. Torniamo dunque alla voce femminile. Dalle foto del luogo del delitto si può capire che l'inquilino Nico Reichert non è stato sincero. Non abitava da solo in quell'appartamento. Inoltre, possiamo anche ipotizzare una presenza chiaramente femminile. Forse è proprio la donna che ha urlato. Quindi è anche... per lo meno probabile, che la vittima sia stata testimone di un altro crimine. Un crimine che è stato commesso prima che la signora Adler giungesse sul luogo del delitto. E di quale crimine potrebbe trattarsi? Grazie alla procura, immagino che lo sapremo presto. La ringrazio, dottor Lessing, per la fiducia che ci dà. Noi abbiamo svolto scrupolosamente il nostro compito e il commissario Metz potrà già spiegarle esattamente di quale crimine si tratti. Piani e orari di lavoro dell'agenzia Adler sono stati da noi esaminati a fondo. L'impiego della vittima Alexander Berga nell'appartamento del signor Reichert non compare in nessuno di questi. Come ha saputo, signor Adler, che lui si trovava in quell'appartamento? Attraverso la palla di vetro? Al diavolo! Signor Adler, la prego. Non mi tocchi, ho capito? Ti lasci! Signor Adler, cosa? Per favore, si sieda. Sospettiamo che la Adler si sia introdotta insieme ad Alexander Berg nell'appartamento di Reichert proprio per poter rubare i diamanti. A quel punto tra i due è scoppiata una lite, durante la quale la signora Adler ha spinto con forza il suo dipendente contro il termosifone. Il movente? Solo spregevole avidità. Ha delle prove che lo dimostrino? Questi diamanti erano addosso alla vittima.
Sulla scatola di plastica ci sono le sue impronte digitali. E quelle della signora. Signor Adler. Signor Adler. Temo che per il momento la sua cliente non sia in grado di essere interrotta. Adesso anche le telecamere. Hanno il timore che possa fare del male a se stessa. Per questo è finita in una cella sorvegliata. Ha una sigaretta da darmi? Le ho portato la sua marca. Grazie. E adesso scordiamoci di quella. Mi faccia capire qualcosa di quel piano di lavoro e del perché le sue impronte siano sulla scatola dei diamanti della cui esistenza lei ha dichiarato di non essere al corrente. Ci sono andata a letto con Alex. Mi vergogno a doverlo ammettere. Nelle ultime settimane viveva da me. Lo so che avrebbe potuto essere mio figlio, ma per me lui era semplicemente un uomo. È un uomo stupido, tra l'altro. È la verità? Sì. Vorrei che le cose stessero in un modo diverso, ma ora capirà probabilmente perché non volevo che si sapesse. E come mai ci sono le sue impronte sulla scatola di diamanti? Alex aveva rubato i diamanti a casa di Reichert, li aveva portati da me. Insomma, avrebbe potuto distruggere tutto, quell'idiota, me, la mia agenzia, tutto quello che ero riuscita a creare. Gli ho messo in mano quella roba e l'ho accompagnato a riportarla dove l'aveva presa prima che qualcuno se ne accorgesse. Le assicuro, avvocato, è la verità. Non preferisce far intervenire la polizia? Aspetta a lei decidere. Io voglio riavere Isa. Ma tutti lo vogliamo. Solo Isa sa cosa è successo in quella casa. È una testimone a favore della mia cliente. Le riporterò la sua amica Isa senza la polizia. Viva e in grado di deporre. Glielo prometto. Per questo ti serve più tempo. È meglio che sia io a condurre le trattative con i sequestratori. Appena Isa sarà al sicuro, mi aspetto il più completo sostegno per la mia cliente. Finirò in carcere così, lo sa. Nico, lei riavrà la sua fidanzata e potrà rimettere a posto molte cose. Il giudice ne terrà conto, mi creda. Mi fa rivedere il messaggio? Veniva dal cellulare di Isa? Sì. Conosce quest'auto? Sì, è la sua. Io la farei localizzare dal servizio di soccorso. Buona idea. Le conoscenze danneggiano solo chi non le ha. Speriamo che Isa venga liberata. Dove sei stata tutto questo tempo? Nico Reichert. Niente domande. 700.000 euro, entro le 8. Aspetti altre indicazioni. Un momento, prego. Buongiorno, mi chiamo Lessing, sono un avvocato. Conduco le trattative per il signor Reichert, è d'accordo? 700.000 euro. 700.000. Bene, ma prima di domattina non possiamo mettere insieme i soldi. Il mio cliente non se li può inventare. D'ora in poi ci troverà nel mio studio. Entro domattina alle 11 dovete aver trovato il denaro. Aspetti la nostra telefonata nel suo studio. Se vedo la polizia, la ragazza è morta. Allora? 700.000 euro. Perché 700.000? È la somma che Kerbel ha investito con noi. Ho capito, la vuole riavere. Ce la fa a racimolarla entro domani? Sì. Ciao ragazze, sono nuovo. Mi chiamo Josef, della squadra Adler. Devo lavare i bicchieri. Torna a casa allora, qui non c'è niente da lavare.
Dov'è il tuo capo? Che ne so io. È sempre bene rilassarsi e poi discutere con calma. Ho un camion stracarico di bottiglie che aspetta fuori. Che cos'hai da guardare? Sei tu il capo ora? Lascialo stare, lui lavora qui. Dov'è Kerbel? Non ne ho idea, è andato via un paio d'ore fa. Oggi è giorno di pagamenti. Non se l'è dimenticato, vero? No, certo che no. Penso sia andato a procurarsi il denaro. Bene. Mi riporto via la roba. E comunque, se la vuole avere, dovrà venire lui da me. Con il liquido, naturalmente. D'accordo. Tu fai il barista qui? Io lavo i bicchieri. Sguatero. Andiamoci. Alla discoteca è stato un flop. La macchina di Isa è lì, ma non c'è traccia né di lei né di Kerbel. Allora possono essere ovunque. Dove li cerchiamo? Kerbel ha un appuntamento con un grossista di bevande. Io sono già sul posto ad aspettarlo. Bene, mi raccomando, tienimi informato. Ok, ti chiamo. Facciamo se abbiamo perso la telefonata? Che ne so, magari quelli hanno già chiamato. No. Sanno che dobbiamo mettere insieme i soldi. Lei è Christine Verstedt, la mia assistente. Nico Reifert. Piacere. Ellen Bauer, la sua assistente. Mi vuol dare la giacca? Grazie. Venga, signor Reifert. Prego, si accomodi. Signor Riker! Ellen! Un attacco d'asma! Presto, lo spray è nella giacca! Ha un enfisema e una pesante forma d'asma. Lo aiuta solo lo spray. Ecco, ecco. Grazie. Tieni. Può affrontare questa situazione? È ora che il suo investigatore porti dei risultati. Io mi fido totalmente di lui, ma se vuole posso anche attivare la polizia. Venga, si sieda tranquillo. Possiamo contare il denaro con calma? Che ragione c'è di contarlo? Se il suo matula non si sbriga, Nico avrà presto bisogno dei 700.000 euro. E non vogliamo mettere in pericolo la vita di Isa solo perché magari un bancario si è sbagliato a contarli. Josef, come vanno le cose? Kerbel non si è ancora fatto vivo. Aspetta, credo che stia arrivando. Ti richiamo fra poco. Abbiamo discusso a lungo se sei particolarmente furbo oppure particolarmente stupido. E non riuscite a deciderli, eh? Io ho deciso. Sei sicuramente stupido. Altrimenti non ti saresti ficcato in questa situazione. Le tue pietre non valgono un accidente. Adesso l'ho capito anch'io, Dix.
Non avevo idea che quel tizio dei diamanti mi stesse fregando. È sparito. E con i miei soldi, capisci? Guarda che così peggiori le cose. Avrai i tuoi soldi. Te li darò a rate. E anche con gli interessi. Siamo d'accordo? No, affatto! Non è un'idea che mi piace. Secondo me è meglio se muori. Sarà un segnale chiaro per tutti. E alla fine ci guadagnerò di più. Dix, non fare idiozie. Ma lei non era della municipale? Trasferito al salvataggio. Scappiamo. Quegli idioti. Io avevo intenzione di pagare. Ma ho investito tutto in quei diamanti falsi. Non è stato un po' ingenuo? Avevo fatto un acquisto di prova presso la Diamond. Una pietra. Era andato tutto liscio. Rendita, riacquisto. E allora ho offerto a Dix le pietre come garanzia. Non potevo sapere che non valevano niente. Forza, apro la portiera. E per fare pressione su Reichardt ha sequestrato la sua fidanzata. Che cosa ho fatto? Dov'è Isa? Isa? Chi è Isa? Non vorrà mica lasciarmi in mano a quelli. Allora dov'è Isa? Non ne ho idea, davvero. Ma quelli mi ammazzano. Io non conosco nessuna Isa. Io ho fatto incendiare l'auto di Reichardt. Ma sì, ma mi creda, niente di più. Stanno arrivando. Va bene, salga su. Lessing. Sì. Arrivo subito. Birgit. Voi restate qui. Si è data fuoco davanti alla telecamera accesa. In un attimo il letto era in fiamme. Un minuto più tardi e... L'avevo avvertita. La faccia ragionare o sarà ricoverata in un ospedale psichiatrico. Non mi dica niente. Ma che cosa ha fatto? Pierino Porcospino? La conosce la storia? Paolina era rimasta da sola in casa. La leggevo sempre al mio bambino. Quanto gli piaceva. Non sono riuscita a dargli molto, era sempre sul marciapiede. Ma non volevo che sapesse come guadagnava da vivere sua madre. E ora lui è morto. E anche Alex lo è, voglio morire anch'io. Signora Adler, i suoi dipendenti la stanno aspettando. Contano su di lei. Ho parlato con il tutore affidatario. Stein è una brava persona. Si è impegnato con forza a suo favore perché in lei ha fiducia. Fiducia, qual è il suo significato? Essere convinti di qualcosa nonostante ogni apparenza. Anch'io ne ho in lei. Ha delle ustioni.
Fortunatamente non gravi. Resti vicino al telefono. Allora, è riuscito a trovarla? Ancora no, purtroppo. È un'altra notizia. Kerbel non è il sequestratore. Lasciami, sto bene, sto bene. Scusa. Ma chi potrebbe essere allora? Qualche altro cliente insoddisfatto. Kerbel è stato un caso, non è mai andato storto nient'altro. Forse un doppio giochista. Qualcuno che vi è molto vicino. Qualcuno che conosce i dettagli. E questo qualcuno adesso cerca di incastrare Kerbel per metterci su una falsa pista. Per cui deve essere molto ben informato. Su Kerbel, sull'appartamento di Nico, su Isa. Dov'è il vostro assistente adesso? Tobias. È andato ad Anversa, è partito ieri. Ma Tobias non è un sequestratore. Non avrebbe mai il fegato per fare una cosa simile. Ma dove abita a Francoforte? Dove? Non lo so. Queste cose le sa Helen. In un alberghetto. Ho l'agenda di là nella mia borsa. Lei ha ragione. Forse Tobias non è così innocuo come ho sempre pensato. Ecco, Hotel Rheingau. Lo conosco. Magari Isa è con lui e forse sono ancora lì. Allora lo scopriremo presto. A dopo. A dopo. Grazie. Allora, va meglio? L'aria mi aiuta. Avanti, guarda. Ti prego, io non ce la faccio. Nico. Dammelo. Nico, aiuta, vede? Lo ammazzeranno. Tieni, aspira. Lessing, lo devo avvertire. Io non credo sia una buona idea. Ma da solo non ce la faccio. Io rischio di morirci, Helen. Ok, vengo io con te. Ma Lessing, lui è pronto ad aiutarci. Certo, ma in cambio gli hai promesso di costituirti alla polizia. Nico, tu non finirai in galera. Fidati di me. Signorina Verstad, Nico si sente male. Dottor Lessing, dottor Lessing. Mi hanno imbrogliato, sono andati via con i soldi. Se chiama il rapitore, ci parli a lungo. Dobbiamo andare avanti da soli. No, niente azioni individuali. O vengo con voi, oppure tra un minuto la polizia avrà la vostra targa. Sa dov'è lo scalo fluviale? Ma certo. Scalo fluviale, presto. No, Tobias, prima dobbiamo che parlare. Significa? Tutto a posto. Piccola lite familiare. Sono il suo papi. Ma che dice? Dov'è la ragazza? Quale ragazza? Isa, dov'è Isa? E chi sono i tuoi complici? Dimmi con chi lavori. Se no che fa? Mi tortura? Riflettici, ragazzo. Un uomo ha perso la vita. Ti fidi tanto del tuo complice da mettere a repentaglio anche quella di Isa? Forse tu non volevi uccidere il sorvegliante. Forse è stato un incidente. Tu volevi solo rapire Isa. E lei lo confermerà. Ma se Isa muore, nessuno ti darà più ascolto.
sono ritrovato quel tizio davanti e voleva chiamare gli sbirri. Isa mi ha preso a pugni nello stomaco e ho perso completamente la testa. E lo hai spinto contro il termosifone. Che altro avrei dovuto fare? Devo spiegartelo io adesso? Forza. L'ora è passata da un pezzo. Perché non arrivano? Non verrà nessuno, Nico. Certo che verranno. Abbiamo i soldi. Joseph. Questa non me l'aspettavo. Te l'ho detto, non verrà nessuno. Da a me i soldi. Basta con i giochetti. Dov'è Isa? Sicuramente non in Sudafrica. Era lì che volevano trasferirsi. Ma forse potrei portarcela una volta uscito di prigione. Non renda le cose più difficili. Dov'è? Se raziona l'ossigeno potrà resistere ancora un paio d'ore. Strozzatici! Non te la prendere. Io avrò i soldi e tu ti sposerai. Se fosse stato per te, ora sarei rimasta qui a mani vuote. Troppo facile. La polizia non scherza quando si tratta di omicidio. No. Oh. È stato Tobias. Lui si prenderà la responsabilità. Ah, Nico, ti avevo avvertito. Mai mischiare sentimenti e affari. Dov'è Isa? Dov'è Isa? Ti è vicinissima. Sei persino arrivato qui con lei. Mi dia quello spray. Ha solo 2 minuti. Stiamo andando. Beh, vedremo. O al commissariato di polizia e ti becchi 15 anni. Oppure da Isa e forse il giudice ne terrà conto. Io non faccio la spia. Fra un paio di minuti la tua complice sarà già chissà dove, con la tua parte di soldi. Helen non mi pianterà in asso. Noi due ci amiamo. Ragazzo mio, quella donna è un ghiacciolo. Non ti spedirà nemmeno una cartolina in galera. C'è un'altra auto all'uscita della Darsena. Helen, ti prego, fammi andare da Nico, ti prego. Un'altra dormitina e ti sveglierai con lui. Finita pure. Nico, finita. Presto, faccia presto. Brava, esame superato, ha preso la patente. È tutto finito, amore, ti prego. Non piangere. La ringrazio di cuore. L'ho fatto molto volentieri. Che cosa ne sarà ora del vostro rapporto? Beh, io penserò ad aiutare Nico. È fortunato ad avere accanto una come lei. Gli servirebbe di più un buon avvocato. Dia l'incarico a lui. Non esiste uno migliore. Anche se in questo momento non sembra. Che cos'è, un complimento? Arrivederci. Peccato. Grazie. Per il vestito. Non si preoccupi, lui è tutto inguaccibile. Oh, che fortuna. Senta una cosa. Per quale dannato motivo non mi ha detto nulla? Avremmo potuto collaborare. La prossima volta.
C'è una persona che l'aspetta. È bello rivederla. Avvocato, che succede? Sono libera di tornare a casa? Sembra proprio di sì. Come sta? Non ne ho idea. Che faccia ho? Piuttosto provata, ma comunque decente. Chi è il simpaticone? Matula. Ho lavorato per lei come lavapiatti al terminal. Ah, oh, ok, Matula. Se le servirà un lavoro. Ho bisogno di lei ancora per un po'. Scartoffie. Hai fatto conquiste. Adesso persino il commissario è diventato tuo amico. Ah, il commissario capo.